Salve a tutte, carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. In questo video vi farò vedere i detersivi che ho acquistato da poco, che sto utilizzando in quest'ultimo periodo e vi dirò la mia, se consigliarveli o meno. Prima di passare ai detersivi che ho acquistato io un po' di giorni fa, vi voglio mostrare cosa mi è arrivato ieri da parte di una gentilissima ragazza che mi ha voluto far omaggiare e far provare due prodotti della Stenom. Io ovviamente ho chiesto soprattutto di farmi provare dei prodotti per il bucato. Voi sapete benissimo la mia ricerca spasmodica di un ammorbidente che veramente ammorbidisca, ma non solo, profumi molto bene il bucato, e lei mi ha voluto inviare il Daily Wash, che è appunto un detersivo per bucato per bianchi e colorati. È un detergente che si può utilizzare sia per lavatrice ma anche a mano, e poi mi ha inviato questo ammorbidente, il Pure Soft. La profumazione in particolare è il Purple Dream ed è un ammorbidente concentrato con nota di vaniglia orientale, ed è questo qua. È un dermo tested al 95% di ingredienti naturali, e quindi sono comunque dei prodotti che hanno veramente un buon potenziale, ma non solo. Sappiamo che la Stenom è un'azienda molto molto vecchia. Io mi ricordo di quando ero bambina che mia madre faceva le riunioni per conto delle consulenti. Prima si chiamavano presentatrici, adesso sono consulenti. Ovviamente sono prodotti che io devo ancora provare perché mi sono arrivati ieri. Addirittura c'è anche questo tappino dosatore per quanto riguarda l'ammorbidente. Li devo testare, li devo provare e ovviamente vi farò sapere, vi farò savoir prossima man, come dico sempre. Io vi lascerò nell'info box, se mi ricordo lo lascerò tramite commento fissato, il sito da dove poter andare eventualmente ad acquistare i prodotti della Stenom, che sappiamo che sono ottimi, ma anche per chi volesse intraprendere un'attività di consulente Stenom, vi lascio sia il nome di questa ragazza, ma anche il sito dove poter andare a vedere i prodotti, eccetera eccetera. Passiamo al resto. Allora, passiamo ai detersivi che ho acquistato io. Voglio iniziare con questa ciofeca assoluta, ed è questo spray di Ambar Parfums. Frutos Rojos è un deodorante per ambienti che fa cagare in una maniera incredibile. Innanzitutto l'odore permane negli ambienti 2 secondi neanche. Ha una caduta umida allucinante che ti sporca tutto il pavimento a rischio di scivolare e ti opacizza anche l'anima. È un deodorante che non comprerò mai più, va bene soltanto il packaging, ma meno male che non l'ho pagato più di 3,50 euro, perché l'avevo visto anche in altri cinesi a dei prezzi superiori e non è assolutamente buono. Passiamo con il coccolino aria di primavera, cioè aria proprio, non è ai livelli del puro flopone,
ma è una morbidente che si sente pochissimo. Lo hanno riformulato. Questa è una cosa che io già sapevo in primis. L'ho voluto prendere perché l'ho pagato 1,49 euro. Da non ricomprare più, addirittura questo in formato risparmio ed ecopack non si sente, si sente pochissimo a malapena. Passiamo al terzo flop, non è proprio un flop, questo è un detersivo che non lascia nessun tipo di odore assolutamente sul bucato. Le macchie come stavano, così rimangono, quindi niente a che fare col Conad. Cioè, se volete un detersivo liquido che vi tolga le macchie, dovete andare su questo, perché è ottimo. Io infatti non per niente questo qua vi dissi che lo paragonavo tantissimo al Dash, non tanto come profumazione, ma come livello proprio di potenza di potere lavante. Questo qua è un detersivo da utilizzare per le cosche che ti togli pulite, che devi dare una sciacquata per il sudore, ma niente di che. Passiamo a questi due. Io questo ve l'ho già promosso in altri video ed è lo sgrassatore Conad al profumo di Marsiglia. Mi piace, è un buonissimo sgrassatore, infatti l'ho voluto ricomprare perché mi sono trovata molto bene. Io quando ricompro una cosa è perché veramente mi trovo molto molto bene. E poi ho voluto prendere questa mousse, come la chiamo io, con candeggina, sgrassa e igienizza. È un detersivo sostitutivo dei grandi, non dei grandi, dei vari, scusate, sgrassatori a mousse come il Dexal, come quello di Lidl della V5, come quello di Ace, è identico. Quindi, nel caso voi vi trovaste nei pressi del Conad, cercate una mousse, è valida. Valida come tante altre mousse, io non trovo molta differenza, però sinceramente mi sono trovata bene. Se capiterà di andare a riacquistare, perché no? Vabbè, io vi metto anche il Conad, anche se ve l'avevo già fatta una recensione. E nulla, io non vedo l'ora di provare questo Daily Wash Mediterranean Escape, questo Daily Wash, che sono praticamente 42 lavaggi, ecco qua, sono 42 lavaggi. Chiaramente questi detersivi sono dei detersivi che ne devi mettere davvero pochissimo in confronto a quelli che noi compriamo che stanno in commercio nei negozi fisici. Sono dei detersivi comunque molto concentrati, non per niente hanno un costo superiore ai classici detersivi, e anche di questo qua credo che se ne metta poco rispetto a quelli che si comprano. Oggi è che non prende bene. Questo vale praticamente, mamma, no vabbè, questo vale per 50 lavatrici, quindi se ne mette davvero poco. E no, vabbè, qua c'è il misurino e quindi si mette praticamente un tot di misurino per andare ad ammorbidire e profumare i capi. Quindi prossimamente poi vi farò sapere cosa ne penso di questi detersivi. Spero che il video vi piaccia, un bacio e alla prossima, ciao!